Bentornato sul canale. Oggi parliamo di bucato profumato, come avere i nostri panni profumati senza l'utilizzo dell'ammorbidente. Io è circa un anno e mezzo, quasi due, che ho smesso di utilizzare l'ammorbidente per i miei lavaggi. Sono passata ad utilizzare l'acido citrico, soltanto che da solo di per sé, per quanto facesse la funzione ammorbidente, non mi piaceva, volevo qualcosa che comunque continuasse a profumare i miei abiti. Allora ho iniziato ad utilizzare o gli oli essenziali o le essenze. Infatti, il video di oggi vi farò vedere un pochino di essenze che ho utilizzato, così insomma da farvi la mia recensione. Poi voi se ne avete utilizzati altri di altre marche, ci scambiamo un pochino di opinioni. Vi lascio a 30 secondi di video, vi faccio vedere come preparo veramente in brevissimo tempo l'ammorbidente con l'acido citrico e poi ci vediamo per la recensione. Ecco, vedi, ci metto veramente 30 secondi. Io ho questa piccola miscela, la preparo, mi trovo benissimo, i panni mi profumano sempre molto, con le essenze devo dire che rimane molto la profumazione sul bucato. Allora, come prima cosa ti faccio vedere, cioè se proprio vuoi fare una lavatrice super naturale senza utilizzare nessuna cosa chimica, è con gli oli essenziali. Io utilizzo gli oli essenziali naturali di Erba Mia, questa è una marca con la quale mi trovo bene per ogni cosa e utilizzo sia questo alla lavanda che quello al bergamotto. Quello che prediligo di più in assoluto, infatti non ce l'ho più fisicamente, devo andarlo a riacquistare, quello al bergamotto, soprattutto in combinazione magari col bioforma al bergamotto, cioè proprio ha questa esplosione di fresco, i panni sanno proprio, appunto rimane questa profumazione delicata di bergamotto, non è persistente, però rimane una bella profumazione fresca, i panni sanno molto di fresco e devo dire che non mi dispiace assolutamente quando utilizzo gli oli essenziali. La lavanda invece la gradisco un po' meno, non mi fa impazzire come rimane sul bucato, quindi infatti ce l'ho ancora qua perché la utilizzo veramente poco, cioè lo alterno, ma non mi soddisfa più di tanto. Mentre per quanto riguarda le essenze, io vorrei incominciare con raccontarti la mia esperienza. Io mi sto trovando veramente molto molto bene. Devo incominciare a parlarvi con quello che mi è rimasto più impresso ed è un'essenza che ho utilizzato, un profumo a biancheria che ho utilizzato ormai 2 anni fa, di cui ho fatto un video che è veramente molto vecchio, dove appunto parlo di prodotti di bucato come in lavanderia, perché sto parlando appunto di note di pulito dell'Hygiene Fresh. Ho utilizzato questo prodotto sia il detersivo sia e devo dire che essendo un prodotto che si utilizza in lavanderia hai proprio il sentore di ritirare i panni dalla lavanderia. Ha un profumo veramente, cioè un profumo di pulito. Ne ho ancora il ricordo olfattivo, tanto comunque mi è piaciuto, quello è proprio da 10 lode. Tutti i prodotti di Gen Fresh, devo essere sincera. Ho provato anche Orchidea Selvatica, se non sbaglio, e sono veramente tutti prodotti ottimi, rimangono, persistono e il costo si aggira dalle 1,50 € per le boccettine piccole fino a 6-7 € se comprate magari le ricariche da mezzo litro. Però se non avete mai utilizzato essenze e comunque non sapete come vi potrebbe, cioè se vi può piacere, se vi piace come rimane sui panni, magari iniziate a comprare quelle le essenze piccoline. E questo io lo acquisto online, il note di pulito lo comprai sul sito di Dettershop, però se ci fate una ricerca online, basta che scrivete essenza lavatrice Hygiene Fresh, magari trovate dei siti dove magari ciclicamente fanno anche delle offerte, quindi potete tranquillamente
comprarle dove trovate l'offerta del momento. Un'altra essenza che ho utilizzato è quella della Deodue, Blanc o Blanche, scusate la pronuncia, e questa qua l'ho comprata da Risparmio Casa, le trovo lì e ha un costo abbastanza sostenuto, però ci si fanno veramente tantissime lavatrici, perché tipo non in offerta costano sulle 5 euro, 5,50 euro. E a volte le trovate in offerta anche a 3 qualcosa, 3,40, una cosa del genere. Ora veramente è quasi un anno che non le acquisto più quelle, quindi il prezzo non so dirvelo di preciso, però il range, la fascia di prezzo è quella. E questo rientrava tra quelle che mi piacevano, però poi col tempo devo dire che la metto a terzo o quarto posto, perché poi provandone altre. Insomma, è un po' scesa dalla classifica personale. E invece adesso incomincio a farvi vedere fisicamente quello che ho, quello che posso mostrarvi, perché ho conservato tutte le scatoline proprio in attesa di questo video. Allora, parto con la linea Capricci. Nella linea Capricci io ho provato tutte e quattro le profumazioni, muschio bianco, lavanda, l'originale. E questo all'argan. Provo da Eurospin. Come ho appena detto, ho provato tutti e quattro, solo che muschio bianco e lavanda non mi sono piaciuti tantissimo. Devo dire che li ho provati, non mi sono dispiaciuti, però personalmente a gusto non rientrano tra le fragranze mie preferite. Poi appunto è tutto molto soggettivo, perché dipende un po' quello che vi piace, no? Insomma, le fragranze che vi piacciono. Partiamo con il terzo classificato, con il secondo classificato dei quattro, che è questo, l'originale. Ha un profumo che sa comunque di bucato pulito, una profumazione simile al cotone, non so come definirlo. Ha un po' questa profumazione da bucato pulito di una volta, però devo dire la verità, all'inizio mi piaceva perché rimaneva i panni profumati, poi andando un po' avanti con i lavaggi mi ha un po' infastidito, cioè non mi ha fatto impazzire. Infatti questo non credo che lo ricomprerò. Devo essere sincera, io utilizzo anche questi per la pulizia dei pavimenti, cioè lo alterno, lo metto anche un tappino dentro il secchio con l'acqua e ammoniaca, e mi lascia i pavimenti puliti e profumati, e soprattutto lo utilizzo anche per dare l'ultima passata al bagno, come ho fatto anche con il favoloso. Ho raccontato di questa cosa nel video precedente, magari te lo lascio qua. Magari dopo la pulizia do un'ultima passata per avere un pochino di profumo, effettivamente rimane. Però di tutti questi, quello che a me piace di più in assoluto, che veramente compro e ricompro, è questo qui all'argan. Questo ha una profumazione sui panni molto molto gradevole. Devo essere sincera, è una profumazione che mi piace tantissimo, e questo infatti è il mio top. Le ultime essenze che vi faccio vedere oggi, è un video brevissimo, meno male, così non mi dilungo sempre nelle mie chiacchiere. Sono invece profumi lavatrici della Camomilla Torino. Li ho trovati in un negozio di casalinghi, ne ho provati quattro. Uno, se non sbaglio, è Robino, comunque ha la confezione rossa. Non ce l'ho qui e devo essere onesta, non mi è piaciuto molto. Olfattivamente non rientrava nei miei gusti. Ho provato Diamond, che non ce l'ho qua fisicamente, e quello è quello che mi è piaciuto di meno, perché ha una fragranza legnosa, muschiata, con delle note di fiori di loto. Devo dire che non è male ad annusarlo, soltanto che sui panni mi sembrava troppo, too much, non mi piaceva tanto come rimane sul bucato, e quindi quello è una fragranza che penso non comprerò più. Poi ho utilizzato Luce nella notte e Ametista e Seta. Allora, Luce nella notte è buonissimo, ha delle note secche, fruttate, e ricorda tanto comunque un profumo maschile.
Quindi sugli abiti maschili ce ne vuole poco. Qua indica 2-3 tappini, però sinceramente rimane tanto, è tanto persistente il profumo di camomilla Torino. Quindi non utilizzatene 2-3 tappini, iniziate con uno e vedete come vi trovate. Io ne utilizzo uno e posso garantirvi che il profumo rimane sui panni. Questo è quello che si posiziona al secondo posto di quelli che ho provato della camomilla Torino e mi è piaciuto davvero parecchio. Quello che invece si aggiudica la mia top 10 e rientra nel terza essenza, terzo profumo di lavatrice proprio che gradisco tra tutti quelli che ho provato, è questo Ametista e Seta. Questa invece ha una fragranza molto femminile, è molto leggera, si sente il profumo dell'ametista, si sente il profumo del pulito però floreale. È una fragranza che secondo me vale la pena di annusare per vedere se vi piace. È una questione di abbinamento con il detersivo, perché se tu utilizzi un detersivo abbastanza neutro, i panni prendono tanto il profumo, del profumo a biancheria. Bisogna vedere se magari utilizzi un detersivo che già di suo è bello carico profumato e gli metti un altro profumo in contrasto, magari non risulta così poi i panni profumati. Anche questo mi sento di dirlo perché facendo varie prove io non ho un detersivo specifico, compro quello che trovo in offerta e quindi li cambio ciclicamente e devo dire che anche l'abbinamento col detersivo fa anche la differenza. E questo è tutto, il video è terminato. Spero di averti fatto compagnia. Come dicevo all'inizio, se utilizzi qualche essenza che insomma vuoi raccontarmi e vuoi suggerirmi, lasciami qua sotto un commento. Se è il primo video che vedi, ti fa piacere, insomma, questo genere di video ti possa interessare. Ti invito ad iscriverti sul canale, qua sotto in descrizione trovi tutti i riferimenti per potermi contattare anche privatamente. Io ti ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!